un'accoglienza, cioè noi facciamo, accogliamo in realtà i profughi, i rifugiati, gli richiedenti asilo non dovrebbero stare qua, però li abbiamo dislocati in diversi posti, alcuni li abbiamo accolti anche qui, avete visto, sono due dell'Iran e tre del Pakistan. E se no, noi solitamente accogliamo alcune persone senza fissa dimora, che arrivano qua, si fermano per un periodo e poi ripartono o verso comunità o in inserimento in comunità. E noi viviamo qua, all'ultimo piano, dopo ci andiamo, dopo faremo una piccola visita alla casa. Io semplicemente faccio, ci siamo divisi i compiti, io, Mauro e Danilo, io faccio una piccola introduzione su come è nata l'idea di venire, noi frati dell'Unghia, di venire qui in questa, creare una fraternità che vivesse qua. E poi Danilo vi farà vedere un po' la casa, spiegherà un po' la nostra vita, come viviamo qui noi, e Mauro, quando su in sala fraternità, vi spiegherà un po' i frutti che ha visto lui in questi anni. Una cosa molto semplice, ecco, eravamo al definitorio, eravamo, scusa, al capitolo, è stato molto bello il capitolo nel 2014 a Todi, è stato molto bello vedere davvero come i frati si interrogavano su come seguire meglio il Signore. E anche ci si interrogava, il Papa sta dicendo delle cose, parla di andare verso le periferie, parla dei poveri, ha fatto dei gesti, nel 2013 è venuto qua, ha avuto mangiare qui, non da questi segni del Papa, perché sennò uno, il Papa parla, le cose entrano in un orecchio, escono dall'altro e la nostra vita continua uguale. Allora credo che è stato, insomma, è stato un gesto molto coraggioso, il capitolo all'unanimità praticamente, cioè, tutti i capitolari hanno votato proprio una mozione di valutare, di realizzare una fraternità, ecco proprio la deriva del capitolo, dedicata al servizio dei poveri, con uno stile di vita essenziale, fondata sul primato della vita con Dio e la vita fraterna. In particolare poi c'è stato il suggerimento di padre Vittorio, che ci ha detto: ma qui all'ultimo piano ci sarebbero delle stanze disponibili, cioè, c'era già anche un luogo concreto dove avremmo potuto vivere. Il definitorio, poi quello provinciale, ha valutato e ha pensato di mandare prima due frati, me e fra Danilo, e poi si è aggiunto anche Mauro, proprio anche per la vita fraterna, perché comunque in due la preghiera è stato un po' faticoso, perché se uno va via l'altro rimane da solo, invece in tre è più, insomma, riusciamo a vivere bene anche la nostra vita fraterna. E la fraternità, l'idea di fondo è un po' riprendendo un brano del Papa che dice che i poveri subiscono due ingiustizie. Primo, la mancanza di beni economici, ma la seconda ingiustizia è che tante volte non gli viene annunciato il Vangelo. Cioè anche la mancanza proprio dell'annuncio del Vangelo. Ora, la nostra presenza qui non vuole essere una presenza che si sostituisce agli operatori. Cioè non siamo qui solo per fare cose concrete. Anche, chiaro, stai qua, dai una mano, vai. Però soprattutto la nostra presenza qui è vivere qui come frati e dire alle persone che vengono qua: non siete abbandonati, il Signore pensa a voi. E pensa a voi tanto che tre frati vivono qua, hanno lasciato altre cose, non facciamo parrocchia, non facciamo, ma viviamo qua. E credo che questa sia stata una cosa molto coraggiosa, perché oggi tutti hanno bisogno di frati, tutti i vescovi chiedono i frati, tutti i frati, frati, frati. E prendere tre frati e metterli qui, secondo me è stato un grosso gesto anche di gratuità. Cioè di, secondo me, questa è la mia opinione, ma anche proprio concretamente. E ecco, siamo qui in collaborazione con la Caritas e non abbiamo voluto fare una cosa nostra, un'opera nostra dei frati, ma abbiamo voluto inserirci in un tessuto già esistente, quindi in collaborazione con la diocesi e quindi con la Caritas. E basta. Adesso siamo qua, non è stato facile, quando siamo arrivati è stato molto molto difficile, è stato difficile per Sorelisa quando ha cominciato, è stato difficile per noi, gli inizi sono tutti difficili, però il fatto che sia stato difficile, e anche eravamo qua, eravamo anche un po' in frontiera anche con i poveri, è stato molto dura, Danilo può dire, ma lo può dire anche il provinciale, quindi l'altro lo chiamavamo, e, però è stato bello, perché è stato anche non stare sempre nelle nostre sicurezze, ma avere anche essere esposti, dove c'è il dolore anche, o anche a volte l'aggressività dei poveri, esserci, essere lì. Quindi è stato anche, alla fine, è stato anche un dono per noi. Quindi siamo affaticati, però anche contenti da questo punto di vista. Ecco. Posso dire, da questo punto di vista,
come ringrazio sempre il padre ministro, comunque ringrazio davvero anche il ministro generale per questa presenza dei frati. È stata un'avventura che abbiamo cercato di vivere insieme. Anch'io sono stata nominata direttore anche prima della partenza di padre Vittorio, quando è stato nominato custode, e intanto sono arrivati i frati, ma eravamo tutti nuovi e quindi abbiamo faticato, abbiamo certo anche cercato di organizzare al meglio, perché era un mare magnum, e quindi con festa per la Madonnina, con tante, tutti i poveri della città, perché vengono anche da altre parti, bisognava dare un'organizzazione, infatti siamo con i frati, siamo riusciti a darla, e adesso va abbastanza bene. Certo, la presenza dei frati è importante, essenziale per questa presenza spirituale. Dal punto di vista materiale ci sono gli operatori, ma anche i frati però danno il loro appoggio anche per una collaborazione fattiva da questo punto di vista, e quindi per me, che porto tutta questa responsabilità, è veramente un grande dono la loro presenza. Vi ringrazio. Dico anche come è cambiata un po' lo stile della casa, perché prima lo stile della casa era un posto dove appoggiare qualcuno, e anche chi veniva suonava se c'era posto, e noi abbiamo cercato di modificare anche il nostro stile, che era anche dal mandato anche di Sore Elisa, anche riunirci insieme e pensare come fare, era di fare il bene bene. Il tema di fondo è questo, fare il bene bene, no? E quindi abbiamo in qualche modo pensato come fare, abbiamo detto bisogna seguire le persone personalmente, cioè una a una, no? E quindi ogni persona, anche la più, è brutto, no? Dire un progetto sopra, però almeno qualcosa, no? Lui stesso fa un progetto per la sua vita e noi man mano lo seguiamo, no? Vediamo un attimo, non è che la persona viene messa qui e lasciata così, va seguita, che vuoi fare, stai cercando lavoro, vuoi ricontattare la famiglia, devi essere reinserito in comunità, devi essere reinserito nella società, perché a volte qualcuno esce dalla comunità di recupero, dalle comunità terapeutiche, e chiede di passare un periodo qui come, no? Come filtro prima di rientrare nella vita sociale, no? Quindi è un insieme, ci sono tantissimi casi, tantissime possibilità, quindi anche non subito immediate, no? Quindi ci vuole anche del tempo, però noi abbiamo anche nel nostro stile questo del fare bene bene. Il bene bene è anche il fatto di riunirci insieme spesso in equipe. A parte con gli operatori, abbiamo iniziato all'inizio tutti insieme con la diocesi, una volta a settimana ci riunivamo e parlavamo dei singoli casi, e la settimana dopo facevamo la verifica, no? E quindi questo è stato molto buono, sia per conoscerci, ma anche per creare qualcosa, per fare concretamente qualcosa per queste persone. Non era solo il dargli un tetto oppure dargli da mangiare, no? E quindi c'era proprio, abbiamo accompagnato tanti, poi Mauro vi dirà, tanti ragazzi in comunità, tante situazioni buone ci sono state. E oltre quindi al centro d'accoglienza, al centro di prima accoglienza, abbiamo anche una mensa. Qui è possibile venire a mangiare solamente a pranzo e a cena. E anche qui prima era aperta a tutti, cioè tutte le persone che bussavano, suonavano, potevano entrare e venivano accolte. Adesso tutte le persone che suonano le accogliamo, però facciamo un colloquio a loro, perché al termine del colloquio rilasciamo una mensa e diamo, perché è bene anche ascoltare, perché altrimenti non c'era mai un incontro, no? Il momento che si dà il pasto va bene, finisce lì, però non si poteva, è un po' riduttivo, no? Dare solo da mangiare, no? Anche se a volte è necessario, però noi abbiamo voluto proprio incontrare la persona, infatti con tutti, anche questi che vengono a mangiare, facciamo un progetto insieme, diciamo guarda, adesso per questo mese ti diamo 30 pasti, no? E poi vediamo il prossimo mese, vediamo anche, però noi facciamo questo, adesso fai anche tu un passo, no? Noi ti aiutiamo, però insieme dobbiamo camminare, no? Non è che dobbiamo farlo solo noi il passo, adesso fallo anche tu, noi ti accompagniamo, e quindi anche qui
non è sempre facile lavorare con questi, con i poveri, perché loro dicono: ma io il passo non lo voglio fare. Alcuni dicono: io voglio rimanere così e il passo non lo voglio fare. E quindi a volte ti devi anche arrendere e dire: va bene, vieni a mangiare, tranquilla. Però noi abbiamo provato anche. E anche il nostro stile, loro sanno che noi preghiamo qua, oltre la liturgia delle ore, e anche la messa tutti i giorni celebriamo qui. Quindi anche questo è per noi anche un modo, no? Oltre la nostra presenza ai pasti, a pranzo e a cena, e anche li accompagniamo all'ospedale o di qua o di là, anche sanno che noi preghiamo qui la mattina, noi alle 7:10 stiamo qui, e la sera, vespro e le messa siamo qui. Quindi anche per loro, a volte loro vengono, anche vengono anche non credenti, vengono anche evangelici, vengono di tutti alla messa, no? Voglio aggiungere quello che ha detto Danilo: abbiamo cercato di dare questa organizzazione, abbiamo fatto anche le tessere, io ho lottato tanto perché non si voleva per questo, perché mi sono accorta che qua il primo periodo c'erano i cosiddetti poveri che venivano a mangiare qua da 10 anni, continuamente a mangiare. Dico: non è possibile, la Caritas non fa bene il suo lavoro, oppure voi non vi date una mossa. E poi li trovavo magari in qualche bar a giocare alle macchinette, a bere, anche se musulmani, eccetera. Allora abbiamo dato questa regola che veramente è stata vincente, perché si possono fare progetti personalizzati e qualcuno fa dei passi, non tutti, però ci sono alcune belle riuscite. Abbiamo lottato tanto, sono stata io personalmente molto criticata, però veramente è andato bene, penso che c'è più ordine e anche questo di considerare la persona come singolo e seguirla un pochino nella misura del possibile. Se ho capito bene, loro cominciano la giornata alle 8:30. Sì, si iniziano a studio. Come alcuni studiano e altri, praticamente facciamo un quadro settimanale e ognuno di loro fa dei servizi, che sono di pulizia, di preparazione della tavola, altri hanno l'orto, adesso sì, altri hanno il corso d'italiano, altri ancora li dobbiamo proprio accompagnare a fare visite mediche o cose, oppure colloqui per vedere insieme anche qualche inserimento in altri, perché questo essendo un posto transitorio bisogna anche cercare qualche altra soluzione, tipo Jurek, questo che è malato, alla fine è malato terminale perché è alcolizzato, stiamo cercando un posto per passare gli ultimi anni della sua vita, no? Quindi anche se adesso miracolosamente ha smesso di bere, non si capisce perché, affidiamo anche questo. Infatti questa non è di per sé, non è come una comunità di recupero, questo è un centro di prima accoglienza, per cui le persone vengono, noi le accogliamo per un progetto, può essere una settimana, può essere 3 giorni, se sono quelli che vivono per strada, fanno un po' qui, un po' Roma, un po' vengono qua, se no un progetto, una settimana, un mese, per esempio c'è un ospite che ha fatto la guerra in Vietnam, è stato, e adesso lui era in mezzo alla strada, gli ha fatto richiesta per la pensione, è stato qui qualche mese, adesso gli è arrivata la pensione, sta per partire. In più anche dei frutti fraterni, tanti frati che vengono qui, professi temporanei, novizi di vari istituti, e quindi c'è l'opportunità, no, di crescere anche nella conoscenza del nostro carisma, ecco, sperimentandolo, vedendolo in moto qui. In più, ecco, il Signore, vi dicevo, ci dà anche la grazia di vedere alcuni frutti. Abbiamo ha scritto a Stefano poco tempo fa un ragazzo che siamo riusciti a inserire in una comunità, ha problemi di droga, un altro che è passato di qua ci ha mandato, che era separato da diverso tempo dalla moglie e per vergogna di vivere nel suo paese separato aveva cominciato a vivere in strada e ha mandato la foto che grazie all'operatore di qui era ritornato in contatto con sua moglie ed erano tornati insieme. Ci sono di questi frutti, però personalmente, per quello che posso dire io, che io vivo qui ma lavoro molto anche di là alla Porziuncola, il più bel frutto per quello che vivo io, ecco, è l'occasione di vivere a pieno l'esperienza che Francesco ha fatto alla Porziuncola, perché Francesco arriva alla Porziuncola non per caso,
ma perché serviva i lebbrosi che stanno esattamente a 700 metri da qui. In quella direzione c'è un convento, le suore francescane di Susa, dove c'era il lebbrosario al tempo di Francesco. E Francesco arriva alla Porziuncola perché ha bisogno di un appoggio, no? Mentre coi suoi frati condivide la vita dei lebbrosi. Questo, ecco, vedo che per me, per noi come fraternità, è una grande grazia. E l'ho visto anche nelle persone che accompagno in santuario, molte delle quali passano anche di qua adesso e vengono a fare servizio qui. Proprio all'interno di un percorso, di un campo scuola che vengono a visitare Assisi, molti fanno anche una mezza giornata di servizio qui, no? Faccio con i ragazzi francesi che vengono dalle suore Clarisse Collettine, vengono qui a far servizio anche, ed è un modo, ecco, anche per loro per vivere a pieno l'esperienza di Francesco, che altrimenti rischia qui nei nostri santuari di essere semplicemente un'esperienza di memoria o di ascolto. Invece, ecco, è bello che questo segno sia anche condiviso con i pellegrini, e a volte capita, nella misura in cui una casa così piccola lo permette, però questo capita, per vivere quello che dice la regola non bollata, no? Siate felici quando vivete in mezzo a persone umili, di poco conto, disprezzate, tra i poveri lungo la strada. E questo, ecco, al di là di tutti i frutti, la condivisione, che è il primo mandato che abbiamo noi qui, è una grazia per noi e per le persone che incontriamo, penso. E anche per noi è un'occasione di conversione. Noi siamo qui, no, appunto, non perché siamo i migliori, cioè siamo quelli più bravi, oppure quelli sono stati mandati, quindi sono stati mandati a nome della provincia, e qua io mi sono accorto soprattutto del mio egoismo, cioè della mia, e quindi spero, chiedo al Signore, insomma, che tramite questa esperienza pian piano mi aiuti a crescere sempre di più nell'amore, nell'accoglienza, anche tra la sua volontà e dei poveri. Si vede che è una bella occasione per certamente incontrare tutto il mondo, e anche la collaborazione con la sua Elisa. Questo mi sembra che dà anche una testimonianza a livello della famiglia francescana, è molto importante questa capacità di collaborare, lavorare, accompagnarsi l'uno e l'altro, e io credo che anche nella preghiera, nel servizio, anche nelle progettazioni del futuro, perché quello che ho sentito è che anche le cose hanno cambiato un po', perché insieme si fa una programmazione sempre con le idee che portano una certa ricchezza e anche che dà una certa risposta e condizione anche nel mondo che cambiano. Caritas della diocesi di Assisi, stiamo collaborando anche per il progetto dei profughi che abbiamo accolto nel convento di Gualdo Tadino, che è qui dietro la montagna, dietro il Subasio, una piccola cittadina, Gualdo, dove abbiamo un bel convento, e lì ci sono 13 profughi africani che abbiamo accolto nel convento. Dico un piccolo, che poi se una chicca molto bella, la sera si è presentata qua, veramente mi ha chiamato la polizia di Perugia, che c'era una donna con un bambino piccolo di 3 mesi e che lei diceva che c'è il marito nella nostra carità, facendo un po' la revisione dei nostri ospiti, era uno che sta a Gualdo. Allora dico, come facciamo? Questa bambina, il marito e il babbo non l'avevo mai vista. Allora certo abbiamo cercato con Eleonora di fare dei passi presso Padre Mario, almeno per qualche giorno di riceverla, e l'hanno ricevuta perché c'era però una camera libera nel reparto, e abbiamo avuto questo, come stiamo facendo il ricongiungimento familiare, però è stata una cosa molto bella, una donna giovanissima, adorabile, una bambina bellissima. E così anche con qualche piccola difficoltà, però sono ancora là, ora vediamo come poterli sistemare in coppia.